Ringrazio il dottor Maietta per la sua relazione, per i tempi che sostanzialmente ha rispettato e anche per il modo come ha sistematizzato scientificamente, penso, diciamo, una serie di sensazioni, una serie di impressioni che tutti quanti nella nostra quotidianità abbiamo sperimentato. E poi così mi viene da dire, diciamo, la metafora della globalizzazione, del battito della farfalla, che appunto, diciamo, ha un'incidenza poi anche a New York, e alla luce anche delle ultime cose che ha detto, il panino che mangiamo magari ha incidenza anche sul tipo di fattoria che c'è in Africa. Ecco, penso che, come vi dicevo, possiamo procedere, diciamo, anche magari, voglio dire, con un ritmo che veloce, ma nello stesso tempo che consente anche la possibilità con serenità di seguire il dibattito alla seconda parte, e cioè quindi cercare di passare un poco più nel dettaglio poi di quelle che sono le tematiche e le posizioni più di tipo consumeristico, riallacciando proprio in perfetta continuità con la relazione del dottor Maietta, con cui, diciamo, speriamo sempre di continuare la nostra proficua collaborazione. E quindi, come vi ha annunciato, chi meglio di Paolo Landi, diciamo, che ha, diciamo, un ruolo storico nel mondo consumeristico italiano, ma anche una competenza, diciamo, tecnica, concreta e precisa, può introdurre la seconda parte, e quindi muovendo soprattutto da quelle che sono, diciamo, le ampie problematiche del commercio eco e del ciclo. Grazie. Quando con Pietro abbiamo pensato a questa iniziativa, abbiamo voluto, come diceva, collocarla sia rispetto all'Expo, ai grandi temi dell'Expo, dell'umanità, di questo grande dibattito, questa grande mostra che si apre qui a Milano, sia come un contributo alla vigilia di un congresso di un'associazione, la Lega. Questo per dimostrare la capacità, la volontà dei consumatori di riflettere anche sui grandi temi che abbiamo di fronte e non soprattutto limitarsi a, come spesso facciamo, a gestire le conseguenze. Importante riuscire a incidere quando si fanno le scelte, quando si discutono le scelte, perché una volta fatte le scelte, poi è chiaro, siamo chiamati a gestire le decisioni e le conseguenze. E questa riflessione l'abbiamo voluta impostare con una prima parte, come è stata sviluppata, sul tema della nutrizione, guardando un po' quello che è successo, sta succedendo con questa crisi, è molto interessante, sono stati i dati che sono stati portati, perché questa crisi ha inciso profondamente sulle famiglie, sul reddito, sui consumi, sulle abitudini, sul livello nostro, ma non solo nel nostro paese, ma a livello europeo, a livello mondiale, chiamava prima la barattina. Quindi una riflessione attenta su che cosa sta portando questa crisi e sulle quali è importante anche riflettere guardando al futuro. E noi abbiamo sempre un limite, che guardare al futuro abbiamo dei grandi strategie di lungo periodo e poi nel mezzo ci rimane sempre un grande vuoto. E qui abbiamo voluto portare una riflessione in questo convegno su un accordo che sta discutendo tra Europa e Stati Uniti, che vuole realizzare, in altre parole, un mercato comune tra l'Europa e gli Stati Uniti. Se pensiamo a quante sono state le discussioni che abbiamo fatto il mercato comune europeo, tutte le problematiche annesse e connesse, e invece qui c'è questo grande negoziato che sta andando avanti e devo dire nessuno ne sa niente, anche se andiamo a vedere quello che è l'osservatorio europeo per l'anno 2014, che si chiama Opinione Pubblica dell'Unione Europea autunno 2014, che cosa dice? Dice che di questo accordo fra i più favorevoli sono gli italiani, i germanici sono abbastanza scettici, gli austriaci addirittura prevalgono il contrario. Allora io mi chiedo, ma forse, lo dicevo quando è stato presentato questo.
questa grande percentuale degli italiani è che non conoscono poco niente di questo accordo. Eppure è un accordo che è destinato, nella misura in cui va in porto, a cambiare sostanzialmente quello che sarà il quadro di riferimento, come dire, nei prossimi mesi e nei prossimi anni per i consumatori europei e per i consumatori italiani. Perché sostanzialmente tutto questo accordo si basa su un principio che si chiama mutuo riconoscimento. Noi europei riconosciamo le normative degli Stati Uniti, per cui se i prodotti sono fatti in regola con le normative sugli Stati Uniti, possono entrare in Europa. Poi Stati Uniti, se i prodotti in Europa sono fatti in regola con le norme europee, possono entrare negli Stati Uniti. La cosa è molto semplice, molto lineare. C'è un piccolo problema, piccolo per non dire grande, che nei supermercati degli Stati Uniti, come noi sappiamo, una parte rilevante dei prodotti, chi parla 50, chi parla 60, chi parla 70%, sono prodotti che contengono GM. In Europa questo è proibito. E negli Stati Uniti l'uso degli ormoni nella carne è reso possibile, in Europa è proibito. Quindi come si riesce a amalgamare queste realtà, queste differenze che oggi abbiamo? E questo è un tema sul quale abbiamo cercato di metterlo a fuoco questo nostro convegno, cercando di invitare persone che hanno riflettuto su questi temi. E quindi abbiamo invitato, come dire, un esperto con l'alimentazione che evidenzierà tutte le problematiche legate alla sicurezza. Abbiamo invitato un'associazione europea che è appena nata, che si sta specializzando proprio sulle tematiche dei consumatori riferite al settore alimentare e quindi cercherà di portarci un nostro contributo di riflessione. Abbiamo invitato, direi, il top, la dottoressa Paola, direttore già direttore del DG Consumatore a Bruxelles, che più di lei non credo ci sia un'altra persona che sappia di questa problematica, soprattutto inquadrarla nella tutela e nella prospettiva dei consumatori. Abbiamo invitato l'onorevole Toia e qui ci porterà anche l'opinione, il pensiero di quello che è il Parlamento europeo. Poi pensavamo che ci fosse presente anche il Vice Ministro Olivero, quindi portare un contributo anche, come dire, da parte delle autorità politiche italiane, ma impegnato, come dire, a livello del Parlamento, ci ha inviato una bellissima lettera, si scusa per non essere presente, ma ci rinvia anche a una riunione successiva per approfondire questo problema. Quindi l'iniziativa che abbiamo voluto realizzare oggi è un'iniziativa che cerca di riflettere, come dire, su quello che sta avvenendo, su quello che sta provocando questa crisi, ma cerca anche di riflettere guardando al futuro, ai problemi che avremo di fronte e soprattutto sulla possibilità, anche come consumatori, di svolgere un ruolo. Perché questa è la cosa importante, che nelle grandi scelte non ci sia soltanto il peso, che è molto forte, dei grandi capitali, delle grandi multinazionali, delle grandi imprese, ma ci sia anche la voce dei consumatori. E se la voce del consumatore vuole esserci, deve essere anche in grado di fare delle proposte, di fare delle considerazioni, di mettere sul tavolo non semplicemente non siamo d'accordo, ma semplicemente siamo d'accordo e chiediamo che nell'ambito di questo accordo ci possano essere queste o quest'altre garanzie a tutela dei consumatori nell'ambito, come dire, di un processo che ci coinvolgerà tutti nei prossimi mesi. Quindi questo ha voluto avere questa duplice riflessione sul passato, ma guardando al futuro. Io mi limito a riprendere velocemente, come dire, tre brevi considerazioni. La prima considerazione riguarda l'Europa. Noi dall'Europa abbiamo avuto tanto, come consumatori quasi abbiamo una rosa dei diritti che abbiamo conquistato in questi anni, si deve soprattutto all'Europa. All'Europa si deve l'euro, si deve l'apertura delle frontiere, ma ci sono anche alcuni aspetti critici dell'Europa che occorre come consumatore fare emergere. Qualche mese fa avevamo sempre in questa sala riflettuto sul tema dell'energia e anche lì evidenziavamo un aspetto critico,
che tutto questo processo di mercato unico europeo sull'energia di fatto ha portato a passare non da un mercato di monopolio a un mercato concorrenziale europeo, ma ha portato oggi a un mercato delle norme uniche europee, ma dei mercati sostanzialmente chiusi in ogni paese, caratterizzati da poche imprese che gestiscono il mercato. Quindi non si è passati da una situazione di monopolio a un mercato europeo concorrenziale, ma si è passati a un oligopolio di poche imprese che controllano il mercato. Fortunatamente noi qui in Italia abbiamo ancora una struttura che si chiama acquirente unico, che realizza una certa competizione e quindi ha tenuto, come dire, le tariffe abbastanza controllate, ma se venisse meno questa struttura è chiaro che anche in Europa partirebbe quello che è partito negli altri europei, forti aumenti delle tariffe. Quindi diciamo c'è bisogno di affrontare, come dire, anche gli elementi di criticità rispetto a progetti che erano di diversa portata che invece si sono fermati a metà strada. Si è fermata a metà strada quello dell'energia, ma si è fermata a metà strada anche quello delle telecomunicazioni. Se uno chiama all'estero, le tariffe sono assolutamente, hanno dei costi assolutamente inconcepibili. Quindi c'è l'esigenza di riflettere, come dire, su un ruolo della Commissione europea e noi chiediamo come consumatori alla Commissione europea, così come è stato di fatto negli anni passati, dove la priorità erano i cittadini, erano i consumatori, di recuperare questa priorità rispetto alla realtà in cui negli ultimi anni per la Commissione europea prima c'era il mercato, prima c'era il business e poi arrivavano i subordini, i cittadini arrivavano i subordini, i consumatori. E noi vediamo che questa scelta ha prodotto tutta una serie di guasti, di non identificazione nei confronti dell'Europa, di molte critiche nei vari paesi con movimenti vari. Quindi diciamo che in Europa c'è bisogno di recuperare un ruolo più attivo, più incisivo su quelle che sono le tematiche sociali per recuperare un progetto che sia condiviso pienamente dai consumatori. Una seconda considerazione molto breve è questa sul tema della sostenibilità. Io ricordo quando abbiamo promosso la Fondazione Consumo Sostenibile 5 anni fa, questa parola sostenibilità era ancora una cosa strana, sconosciuta. Oggi tutti ne parlano, in tutti i documenti c'è il tema della sostenibilità, si parla di finanza sostenibile, si parla di sviluppo sostenibile, di bilancio dello Stato sostenibile, tutto è diventato sostenibile. Allora viene il dubbio, come diceva un noto romanzo, far finta di cambiare tutto per non cambiare nulla. E io dico che bisogna, quando si parla di sostenibilità, non limitarsi a prendere per buono quello che è lo slogan, ma andare a verificare se le scelte che vengono fatte e soprattutto se le conseguenze di quelle scelte portano a uno sviluppo più equilibrato, portano a uno sviluppo più solidale, portano a un discorso di sostenibilità o se invece portano semplicemente in direzioni diverse e quindi finisce per essere solo un elemento di copertura. Io credo che c'è bisogno oggi di guardare, quando parliamo di sostenibilità, nel merito delle scelte per verificare esattamente che cosa è essere prodotto. E questo dobbiamo farlo anche rispetto a questo accordo, perché in tutti i documenti si parla che vanno salvaguardati i diritti dei consumatori, che vanno salvaguardati i diritti sociali. Ma io mi chiedo se con questo accordo, come sembra ipotizzare, e io spero poi negli interventi successivi possa essere approfondito, la diga europea che fino ad oggi c'è stata sugli OGM, sugli ormoni, viene meno. E magari si dice che i singoli stati possono rimettere questa diga. La mia opinione è che se questa diga viene meno a livello europeo, tutti gli steccati che possono essere messi da parte degli stati potranno durare qualche mese, ma poi sono destinati, come dire, a essere assolutamente, come dire, bypassati. E se vengono bypassati significa che i nostri, come dire, supermercati arriveranno prodotti con l'OGM e quindi metterà in crisi un po' tutta la nostra struttura e il nostro tipo di consumo. E questa è una prima riflessione che
sembra importante sviluppare. Così come un'altra riflessione importante sviluppare. Da parte degli Stati Uniti abbiamo una realtà che è gestita da grandi imprese, vorrei dire da grandi multinazionali. La nostra realtà nel settore agroalimentare, salvo poche imprese, sono piccole imprese. Bene, noi sappiamo che quando si scontrano grandi imprese e piccole imprese, il rischio è che quelle piccole restino, come dire, marginali. Quindi c'è l'esigenza di riflettere su questi accordi per vedere esattamente che cosa essi producono in termini positivi, in termini di rischi, in termini di problemi nuovi che si hanno. E io vorrei, come dire, che anche nel nostro paese le associazioni di consumatori, il sindacato, aprano un dibattito su questi temi, perché non credo che negli altri paesi, quando sono meno favorevoli, probabilmente sono solo perché hanno dibattuto di più. Allora io ritengo che sia importante approfondire, discutere e soprattutto cercare, come dire, di prevenire i problemi e non gestirli sostanzialmente al passato. Certo, questo ci apre anche due o tre cose, ho finito, come consumatori, molto rilevanti. Ci apre il fatto che l'informazione che oggi noi abbiamo sui prodotti nelle varie etichette sono informazioni insufficienti, perché non è sufficiente dire che questo prodotto è confezionato qui se poi le materie prime arrivano chissà da dove. E quindi bisogna recuperare un'informazione sui nostri prodotti con un mercato globale che abbiano al centro anche la provenienza delle materie prime, che abbiano al centro anche informazioni di carattere sociale. E questo è un grosso tema che si apre con la globalizzazione. In secondo luogo, c'è l'esigenza di strutture efficaci non solo per controllare, ma anche per contrastare quei fenomeni di pratiche commerciali sleali che emergono in queste ricerche. Noi abbiamo, come dire, nel passato pensato che a queste pratiche commerciali sleali fossero sufficienti le autorità di regolazione. Dicevamo, le autorità di regolazione devono controllare, ma devono anche sanzionare i comportamenti. Beh, se andiamo a vedere un momentino, come dire, la realtà, noi troviamo che questo ruolo di deterrente da parte delle autorità di regolazione contro chi non si comporta in modo corretto è un ruolo che è andato sempre più diminuendo. Per contro, quello che doveva essere uno strumento forte delle associazioni consumatori come deterrente contro questi comportamenti scorretti, cioè l'azione collettiva, almeno nel nostro paese se ne è fatta addirittura due leggi, ma tutte e due le leggi hanno una caratteristica che sono totalmente inefficaci. E allora che qui bisogna riflettere un momentino, anche alla luce di quello che sarà un domani, di quali strumenti deterrenti per cercare di far sì che quelle che sono norme non siano violate, come stiamo verificando in molti servizi oggi che sono stati liberalizzati. E in terzo luogo credo sia importante, ho finito, l'esigenza non soltanto di mettere in vetrina le grandi innovazioni tecnologiche, le grandi novità, come ci sarà, come vedremo qui all'Expo, tutti noi. Ma anche leggendo i giornali stamattina mi ha letto che a Genova c'è stato un grosso sequestro di prodotti alimentari non conformi. E quindi qui dobbiamo ricordarci che soprattutto nel settore alimentare, nel settore agroalimentare, ci sono una grossa presenza di illegalità, come dire, che addirittura nel nostro paese viene fatto un monitoraggio ogni anno, che coinvolge, come dire, grandi imprese e malavita organizzata. E su questo tema, sul tema della contraffazione, sul tema dei prodotti contraffatti, bisogna anche qui, come dire, far emergere in questo dibattito sulla nutrizione che sono importanti le innovazioni tecnologiche, che sono importanti gli scambi commerciali, ma è anche importante una forte azione di deterrenza contro questi fenomeni che rischiano di crescere e aumentare nel tempo. Vi ringrazio.